Mi auguro che la qualità del video sia buona, non lo so perché sto registrando con il cellulare perché ovviamente mi si è scaricata la batteria della videocamera e ovviamente posso registrare solo adesso, solo in questo momento e ovviamente mi arrangio. Oggi voglio fare il video assaggio. Non ne faccio spesso perché difficilmente compro cose, novità, soprattutto se si tratta di dolci o comunque cose anche precotte, io quelle non le mangio. Dolci, dipende, perché ormai sono abituata a mangiare cose abbastanza salutari, ma in questo caso non potevo non prendere i Ringo dedicati a Stranger Things. Sì, lo so che. Per quanto riguarda i Ringo classici, c'è anche la versione quella al cioccolato, ma ho trovato solo questa alla vaniglia e alla fine comunque si tratta solo di diciamo uno sfizio legato al pack, che ovviamente è fantastico perché io ho adorato questa serie, mi è piaciuta tantissimo e quindi non potevo non celebrarla. Con anche i Ringo, ma questi sono quelli classici. Cambia giusto, ecco, il disegno sul biscotto, ma i Ringo questi sono classici. Mentre questi altri sono un'edizione limitata, ovviamente rosa, ma anche la confezione, perché io non credo esistano i Ringo normali in questa confezione a sacchetto e quindi li ho presi. Ne ho presi ben due confezioni perché una mi sembrava troppo poca, anche se sono quasi convinta che un po' mi deluderanno. Nel senso che io ho la stessa aspettativa che ultimamente ho nei confronti delle gocciole, quelle nuove che escono. Io adoro le gocciole, quelle classiche e quelle extra dark. Mi piacciono anche le wild. Ma tutte le ultime novità uscite mi hanno delusa tantissimo. Quella al cocco io proprio le abolirei completamente perché sono veramente stucchevoli. Quelle al caramello, difficili da trovare, ma alla fine non hanno nulla di diverso rispetto a quelle classiche, non hanno quel gusto sprint in più. Quindi su questi nutro dei dubbi. Perché non lo so, mi sembrano veramente tanto tanto finti. Io a questo punto prendo la confezione che ho già aperto. Ho già aperta per fare le foto per l'anteprima e anche per Instagram. E la cosa che mi ha subito colpita e in negativo è il fatto che aprendo la scatola, insomma, il sacchettino. Sì, adesso un po' meno, ma lì per lì si è proprio invasi da un fortissimo odore di fragola, ovviamente finto, simil Big Bubble, che veramente lì per lì rimane un pochino così. Comunque, i disegni che si trovano sopra sono la bicicletta, che è proprio un simbolo di Stranger Things. Questo non l'ho capito, credo che sia il basket, no? Del basketball, ma questo non, sinceramente non l'ho capito perché non mi sembra ci sia nessun tipo di riferimento al basket. Ovviamente 11, immancabile, e anche il Demogorgone, primo personaggio cattivo della prima stagione, che poi ok ritroviamo successivamente, però insomma questi sono i disegni. E questo è l'interno come risulta. Devo dire che rispetto ai Ringo classici, questa farcitura mi delude alquanto perché, come vedete, è veramente quasi inesistente, è molto molto sottile e rispetto invece ai Ringo che sono molto più belli polposi. Io direi che possiamo passare all'assaggio in due diversi modi. Il primo è quello normale e io vorrei partire proprio dal Demogorgone, che è quello di assaggiare tutti insieme.
Perché oltre al gusto di fragola, dovrebbe essere anche frizzante. Frizza. Allora, che dire? Mangiati così si sente un leggero retrogusto di fragola molto simile alla Big Bubble e si sente nella testa questo friccicorio che non è nulla di diverso rispetto a quella polverina che almeno c'era quando ero piccola, io non so se ancora c'è, che frizza, una polverina appunto che si compra tipo le caramelle. E frizza, quindi credo che siano questi pezzetti, ci sono nascosti qui dentro. Ma la prova del 9 la facciamo mangiando i Ringo, come a me piace mangiare i Ringo, ovvero aprendoli e mangiando subito tutta la crema. Questo è il modo di mangiare i Ringo che io preferisco. Allora, mangiata così è quella. Contiene questi pezzettini di frizzi pazzi che frizzano, ma insomma, se già conoscevate la polverina, non è che vi meraviglia più di tanto. Molto meglio il biscotto in sé, classico, che è quello della Ringo. Quindi, che dire? Io ho preso ben due confezioni, le ho prese su Amazon, ma diciamo che potrei vivere benissimo anche senza. Apriamo quest'altri. Ah, quest'altri hanno tutta la confezione, così. Con il sottosopra e sono le mono porzioni classiche di Ringo da 55 grammi, mentre questa la confezione è da 260 grammi. Io direi di assaggiare anche questi. Facciamo finta di non sapere che gusto abbiano i Ringo. Li apriamo. Ah, qua già si nota una crema molto più ben consistente e io la mangio come preferisco. Questo è decisamente più buono. Sarà il classico. Sarà quello che volete, ma è decisamente più soddisfacente perché la crema è più morbida, è più buono, è più delicato, più naturale direi, per quanto possa essere naturale un Ringo. Bene, questo è il mio video assaggio di questa novità. E non so se ne farò altri, se qualche altra novità che uscirà, boh, vedrò se mi ispira. Se avete qualcosa magari da consigliarmi che volete che assaggiamo insieme, ditemelo, poi io valuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!